Ciao ragazzi, siamo allo stand LG per provare l'Optimus 4 Pair, è il primo smartphone quad core della casa coreana e troviamo un display da ben 4,7 pollici con risoluzione 1280x720 e un display di tipo IPS, quindi colori supernaturali, molta luminosità e in generale una qualità molto buona delle immagini. Abbiamo sotto la scocca un processore quad core della piattaforma Nvidia Tegra 3 e un processore a ben 1,5 GHz. Vediamo un po' qui questa cover posteriore, è molto ruvida, che è molto piacevole al tatto e ci aiuta anche con il grip del telefono. Lo spessore è di soli 8,9 mm, un design molto, molto bello, molto attrattivo e soprattutto vediamo come LG è riuscita a ottimizzare lo spazio infilando questo display nella scocca senza praticamente una cornice molto grande come succedeva nella precedente generazione di smartphone. A bordo abbiamo Android Ice Cream Sandwich 4.0 con interfaccia personalizzata da LG, abbiamo questa dock bar che è personalizzabile e vediamo per esempio se vogliamo inserire un widget, possiamo cliccare alla vecchia maniera, adesso mi sta contraddicendo, eccolo qui. Qui ci sono il menu delle tutte le applicazioni che possiamo trascinare sulle varie schermate, i download, il widget, possiamo mettere, e poi ci sono gli sfondi. Notiamo che i tasti virtuali di Ice Cream Sandwich non sono stati implementati, ci sono questi tasti fisici, il soft touch key. Mi sono dimenticato di dire, la fotocamera da 8 megapixel con flash LED e autofocus e quella frontale per le videochiamate. Andiamo a vedere come scatta le foto questo Optimus 4 Pair. Stare qui in applicazione camera. Volevo farvi vedere la rapidità con cui scatta le foto. Anche se adesso sta mettendo poco a poco a fuoco, una volta messa a fuoco scatta veramente molto molto rapidamente. Ok, purtroppo la connettività internet qui allo stand LG non c'è, quindi non possiamo farvi vedere la funzionalità web. E ultima cosa che vi dico è che la batteria è da ben 2150 mAh, non sappiamo se è per un fatto puramente per ampliare la batteria o perché effettivamente il quad core consuma molto e richiede più energia. Bene, con questo è tutto, LG Optimus 4 Pair dallo stand LG, un saluto da Luca di Android Geek.